amici di Le Fonti TV con una nuova puntata di Le Fonti Fast Finance. Come sapete, i nostri approfondimenti brevi, veloci, efficaci, perché quello è l'obiettivo, con le spiegazioni che riguardano in questo caso il mondo della finanza a portata di tutti, quindi non solo degli esperti del settore. Vogliamo cercare di far sì che anche la finanza più stretta, vogliamo definirla in questo modo, possa diventare un argomento fruibile da chi magari non opera tutti i giorni, perché gli esperti del settore sono già esperti. Allora noi vogliamo cercare di allargare un po' la nostra community, anche perché l'economia ormai, volenti o nolenti, è centrale. Lo è sempre stato, ci mancherebbe, ma in un contesto come quello che stiamo vivendo lo è ancora di più. Oggi l'argomento portante del nostro Le Fonti Fast Finance è i certificati, quello dei certificati, argomento che trattiamo settimanalmente live sulle fonti TV, ma magari occorre proprio questo spazio per capire quali sono veramente le possibilità che arrivano da questo strumento. Giusto un cenno più storico: i certificati sono nati come strumento finanziario in Germania a cavallo tra gli anni 80 e l'inizio degli anni 90, però hanno cominciato a essere veramente monitorati da parte degli investitori, e parliamo dell'Italia, solamente con l'inizio del nuovo millennio. Però sono diventati talmente interessanti e attrattivi dagli investitori che, pensate, quello italiano è il secondo mercato in Europa dopo quello tedesco. Quindi l'Italia ha veramente accelerato, diciamo così, nel processo di interesse nei confronti dei certificati. E allora io chi potevo chiamare se non lui, Riccardo Falcolini, esperto proprio di certificati per UniCredit? Riccardo, ben trovato, grazie per essere con noi anche in questo appuntamento. Buongiorno a te, ben ritrovata. Sono io che devo ringraziare voi, insomma, per l'opportunità che ci offrite, che mi offrite, di presentare questi nuovi prodotti che stanno prendendo sempre più piede e, insomma, sono sempre più negoziati da varie categorie di clienti, clienti retail, consulenti finanziari che li usano molto nei loro portafogli. Quindi grazie mille per l'appuntamento settimanale, ma soprattutto grazie ancora per questa pillola formativa, di cui insomma non si è mai abbastanza. Riccardo, la prima domanda, prima di andare a ricordare quali sono le caratteristiche dei certificati, è questa: è vero che sono diventati effettivamente all'inizio del nuovo millennio, fino ad arrivare ai giorni nostri, così popolari tra i trader, investitori? È corretto dirlo che effettivamente sono sempre più seguiti? Molto seguiti, diciamo che nell'ambito trading sono sempre stati seguiti abbastanza alcune tipologie di prodotti, prevalentemente covered warrant, che sono sempre stati utilizzati dai trader più accaniti, i cosiddetti scalper, e i prodotti a leva fissa. Però stiamo riscontrando un rinnovato interesse sui prodotti di investimento, quindi i cosiddetti investment certificate, dal punto di vista di, come dicevo in precedenza, varie tipologie di clienti, non solo clienti retail, ma soprattutto consulenti finanziari che sono alla ricerca di rendimenti. Quindi, fondamentalmente, il ruolo del consulente finanziario qual è? Utilizzare il certificate nelle fasi di switch di portafoglio. Quindi magari liberano dell'equity in perdita piuttosto che liberano dei bond e investono la liquidità generata nei prodotti di investimento, quindi certificati di investimento, con una maturity che può essere medio-lunga, può essere di 1 anno, 2, ma anche fino a 5 anni, e che permettono eventualmente di incassare un premio cedolare. Quindi, per sintetizzare, ti rispondo e ti confermo che l'interesse è veramente molto, molto alto. Andiamo a vedere attraverso questa schermata i punti fondamentali dei certificates, così da averli sott'occhio. Riccardo, ovviamente chiedo il tuo aiuto a flash per commentare ciascuno di questi punti. Intanto, cosa sono? Lo abbiamo già detto: strumenti derivati cartolarizzati il cui valore dipende quindi da un sottostante o da un paniere di sottostanti. Lascio a te dirci dove sono negoziati, ricordarlo ai nostri telespettatori. Quotati su delle piazze di negoziazione ufficiali, quindi dei mercati, che sono il mercato Sedex oppure il mercato Euro TLX di Borsa Italiana. Ricordo,
Questo è un elemento molto importante perché è alla base della liquidità del mercato. I derivati, spesso, soprattutto i derivati cartolarizzati, spesso possono essere negoziati OTC, quindi over the counter. Il fatto che sia negoziato fuori mercato, di conseguenza, riduce la liquidità di un prodotto finanziario. Essendo quotati invece su due piazze come l'EuroTLX e il SEDEX, questo è sinonimo di una continua liquidità sul mercato che viene garantita anche dalla presenza del market maker. In questo caso, ovviamente, il market maker è UniCredit, che struttura e quota quindi costantemente durante tutta la giornata di negoziazione i suoi prodotti. Andiamo a vedere cosa permettono di fare, di accedere a una vasta gamma di sottostanti e mercati, evitando l'apertura di conti dedicati. Questo è interessante. Il payoff asimmetrico permette di strutturare strategie di investimento ad hoc, di protezione e poi sui mercati laterali. E poi fiscalmente efficienti, anche questo è fondamentale. Poi lascio a te invece, Riccardo, dirci quali sono i rischi. Sono soggette alla tassazione dei redditi diversi, parliamo dell'aliquota del 26%, consentendo la compensazione delle minusvalenze. Quali sono i rischi? Sono legati al fatto che non pagano dividendi, ovviamente, ma ci sono alcune tipologie di prodotti e di certificati che staccano costantemente delle cedole, come i cash collect certificate. Sono soggetti a rischio di credito dall'emittente, quindi nel caso in cui l'emittente fallisca c'è il rischio che appunto il prodotto non sia ripagato, e in assenza di protezione si può perdere anche tutto il capitale investito, quindi insomma si arriva alla perdita massima del capitale investito, mai oltre, lo ricordiamo, quindi massimo perdita massima è rappresentata dal capitale investito. È per questo che è necessario conoscere al meglio gli strumenti e anche capire quali sono le diverse tipologie. Noi oggi ne abbiamo selezionata una, quindi cominciamo a capire di cosa si tratta. Lo vedete dalla nostra grafica, Cash Collect Certificates, cedole e rendimenti. Allora, Riccardo, partiamo da qui, andiamo proprio nel merito del tema di oggi. Allora, Cash Collect Certificate, hanno una. Faccio un riassunto delle caratteristiche, che sono intanto quello di pagare o potenzialmente pagare dei premi periodici. Poi prevedono un'osservazione della barriera a scadenza ed è possibile anche una scadenza anticipata appunto del prodotto. Quindi fondamentalmente, facendo un riepilogo di questo, vediamo come possiamo utilizzarli. Quindi, così come ci dice il nostro box, sono degli strumenti adatti per aspettative di mercato stabili, leggermente rialziste o leggermente ribassiste, in ottica fondamentalmente di incasso del dividendo. In questo caso, come abbiamo detto, il dividendo è rappresentato dalle cedole del prodotto, che possono essere di una doppia natura. Possono essere delle cedole condizionate al verificarsi oppure al non verificarsi di una condizione, oppure possono essere delle cedole fisse pagate costantemente nel tempo. Poi, in fase di strutturazione, Emanuela, il ruolo dello strutturatore qual è? È un po' andare a soddisfare quelle che sono le esigenze di mercato, per cui in fase di strutturazione vengono creati e realizzati anche prodotti con un pagamento con diverse frequenze. Il pagamento può essere mensile, trimestrale, può essere anche semestrale o annuale. Sì. Ovviamente cambia l'ammontare della cedola. Se la cedola viene pagata mensilmente, sarà una cedola di ammontare più basso, più piccolino, piuttosto che una cedola che viene pagata trimestralmente o semestralmente. Ricordiamo, dato che stiamo parlando di cedole anche, è che la cedola sarà più corposa, tanto più il sottostante è rischioso e volatile. Ovviamente c'è il cosiddetto premio a rischio. Più un prodotto è rischioso, e quindi in questo caso la rischiosità è costituita dal sottostante, tanto più il premio per far sì che i clienti sottoscrivano il prodotto deve essere corposo. Ovviamente, sottostanti con rischiosità diversa, quindi un sottostante con una rischiosità più alta, avrà un premio a rischio, quindi di conseguenza un coupon maggiore di un sottostante con una rischiosità più bassa. Certo, vale sempre insomma la regola del rapporto rendimento-rischio, Riccardo. Sì. Diciamo, questa è sempre una regola aurea che viene sempre mantenuta e deve essere, insomma, tenuta, sotto controllo.
Assolutamente, anche nella sì. scelta del prodotto, molto importante. Quindi anche quando scegliamo i cash collect o la tipologia di cash collect, sai, dobbiamo fare sempre un po' una distinzione tra quelli che sono i cash collect più o meno rischiosi, i cash collect che hanno un solo sottostante, piuttosto che i cash collect che vengono scritti su un paniere di sottostanti, perché è possibile anche questa ulteriore variante, quindi un cash collect appunto su paniere, piuttosto che su indici. Quindi diciamo che, come vedi, noi ora ne stiamo parlando. Però, se si fa una ricerca sul nostro sito, si potrà vedere che i cash collect o comunque i prodotti di questo tipo a disposizione dei clienti sono davvero, davvero tanti, proprio per abbracciare tante necessità e le più disparate esigenze dei clienti. Riccardo, diamo qualche altro riferimento, passiamo a un'altra schermata, un altro grafico che ci porta direttamente alle date di osservazione a scadenza. Che cosa succede? Parliamo di un cash collect autocallable certificate classico. Collect Autocallable Certificate Classic. Questa è proprio la struttura base. Allora, intanto lo vediamo dal nome, Cash Collect, quindi un prodotto che paga dalle cedole. Autocallable. Autocallable vuol dire che questo prodotto può essere richiamato in anticipo prima della scadenza. Ora, vediamo nelle date di osservazione. Allora, durante le date di osservazione periodiche, se il sottostante prevede un diciamo, valore superiore, in questo caso uguale o superiore al valore iniziale, è possibile appunto che venga richiamato anticipatamente. Io sono passato già a quella di mezzo e per parlare della caratteristica autocallable, è possibile appunto che venga richiamato in anticipo pagando un premio, quindi non solo il premio periodico, ma pagando anche totalmente il capitale investito, ok? Quindi sono passato già alla fascia di mezzo, come hai ben potuto notare, dato che abbiamo parlato della caratteristica autocallable, dell'autocallability. Autocallability indica appunto quel fenomeno che permette al prodotto di essere richiamato in anticipo, ok? Ok. Ora parliamo però invece delle cedole. Ad alcune date di osservazione, che sono date di osservazione periodiche, che dicevamo possono essere insomma mensili, trimestrali, piuttosto che semestrali, quant'altro, se il valore di riferimento del sottostante è maggiore o uguale alla barriera, allora in quel caso il certificato paga un premio. Nel caso in cui invece il valore del sottostante sia al di sotto della barriera, tale premio non viene pagato. Okay? In questo caso si parla di cedole condizionate, come dicevamo in precedenza, quindi non è detto che la cedola sarà incassata, la cedola sarà incassata solo a condizione che il sottostante risulti superiore a quello che è il livello di barriera. Ok, ecco qui è riassunto tutto e quindi lo vediamo mentre Riccardo Falcolini ce lo spiega. Possiamo passare oltre, Riccardo, se sei d'accordo, perché è interessante anche, parlando di step down, vedere proprio il meccanismo che facilita il rimborso anticipato. Così almeno capiamo anche questa, insomma, sempre rimanendo sulle date di osservazione periodiche e le scadenze. Qual è la caratteristica degli step down e soprattutto quando possono essere sottoscritti, diciamo, in modo strategico? Allora, come dicevamo, l'autocallability o la possibilità di autocallable si verifica nel momento in cui il nostro sottostante è al di sopra di un livello strike iniziale, Sì. ok? Pari o superiore al livello di strike iniziale, che è sempre il 100%. Del valore di fixing iniziale. Gli step down invece prevedono un meccanismo di riduzione periodica di questo strike, ok? Quindi per i primi mesi, affinché si verifichi il richiamo anticipato, il sottostante deve necessariamente essere al di sopra del fixing iniziale. Per i mesi successivi, questo trigger, questa soglia si abbassa pian piano, solitamente si abbassa di un 5%, quindi si abbasserà di 5% in 5%. Quindi facciamo un esempio banale: per i primi 6 mesi l'autocallability si verificherà nel momento in cui il sottostante,
okay, sarà al di sopra del 100% del fixing iniziale. Dal sesto mese in poi, supponiamo che il trigger si abbassi al 95, quindi l'autocallability si verificherà nel momento in cui il prezzo di riferimento del sottostante alle date di osservazione sarà al di sopra del 95% di fixing iniziale, e così via. Perché è strategico in momenti di ribasso del mercato? È strategico perché permette, nonostante un trend ribassista, di ottenere il rimborso totale del capitale più un premio, ovviamente, che è la cedola che viene pagata dal viene pagata appunto dal prodotto. Ecco, infatti io ti stavo proprio chiedendo una cosa simile, nel senso che mi stavo chiedendo se fosse possibile identificare una tipologia di investitori per i quali questo strumento, questo prodotto è ad hoc, diciamo così, ecco. Tu hai parlato di strumento che è indicato in momenti un po' più precari del mercato, perciò ritengo che sia utile dire che coloro che vogliono una certa protezione sono assolutamente, come dire, adatti a osservare questo prodotto. È corretto, Riccardo? Sì, te lo confermo, è corretto. Ti ricordo però, noi lo sottolineiamo sempre, o meglio stressiamo la rischiosità, questi sono prodotti a capitale condizionatamente protetto. Cosa significa? Significa che a scadenza, nel caso in cui appunto il prodotto quindi giunga a scadenza, quindi la sua naturale scadenza, e nel caso in cui il sottostante chiuda al di sotto della barriera, il capitale rimborsato potrà essere anche inferiore rispetto al capitale inizialmente versato. Questo perché appunto è un prodotto a capitale condizionatamente garantito, quindi condizionatamente a condizione che appunto il prodotto che il prezzo di riferimento del sottostante a scadenza sia al di sopra della barriera. Diciamo che le funzionalità sono varie, Emanuela, sono sì, molte, prevalentemente sottoscrizione di questi prodotti perché si vuole incassare un premio periodico su un arco temporale mediamente lungo. Quindi d'accordo, non è un prodotto da trading. D'accordo, io intanto mostro chiaramente quello di cui parlavamo poco fa, il rapporto rischio-rendimento, per dire che ci sono diversi strumenti, Riccardo, che si rivolgono a investitori piuttosto che a trader. Questi strumenti cambiano a seconda del rischio che si mette sul tavolo, cioè del livello di rischio che vogliamo mettere sul tavolo, di conseguenza il rendimento cambia. Diciamo che ci sono strumenti più rischiosi o meno rischiosi, cioè per esempio per chi vuole buttarsi sul trading abbiamo delle possibilità di rischio maggiori, no? Cioè, quindi sono un attimino più da studiare quei prodotti, ecco. Poi magari ne parleremo un'altra volta, però giusto per differenziare anche, no, questo aspetto dei certificati. Certo, ti confermo ovviamente che il ruolo dello strutturatore, il ruolo dell'emittente o strutturatore è appunto quello di creare varie tipologie di certificati per appunto le varie tipologie di interessi. Quindi in questo caso noi abbiamo parlato di un prodotto più da investimento, però ci sono, come giustamente dicevi poc'anzi, dei prodotti da vero trader, quindi prodotti che vanno ad amplificare quella che è la performance di mercato del sottostante, prodotti che nel caso in cui venga infranta la barriera generano il disinvestimento totale del capitale investito. Quindi insomma, vedi, il ruolo e la bravura di un emittente è quello di essere sempre a mercato con tanta vastità di prodotti e soprattutto di emetterli con degli strike sempre aggiornati alle condizioni di mercato. E allora, se volete saperne di più, naturalmente ci siamo noi con la nostra informazione, ma ci sono loro e c'è lui, Riccardo Falcolini. Questi sono i riferimenti per mettervi in contatto con Riccardo Falcolini, esperto di certificati, e il suo team, che sapranno darvi tutte le informazioni utili e necessarie. Poi ciascuno fa il proprio ragionamento. Riccardo, grazie davvero. Ci vediamo alla prossima puntata, non solo di Le Fonti Fast Finance, ma insomma con tutti gli approfondimenti qui sulle Fonti TV. Grazie per l'aiuto, Manuela, per questo spazio che è veramente utile e spero soprattutto che riesca insomma a dare molti spunti alla clientela, perché la formazione è veramente alla base di un investimento intelligente, ma soprattutto un investimento
che vada a proteggere il capitale. E quindi sicuramente grazie mille ancora per la disponibilità e soprattutto grazie a te per avermi come ospite ormai costante nelle Ormai, ormai trasmissioni. sei il nostro uomo dei certificati. Allora, grazie anche ancora Riccardo Falconini, anche per questo assist rispetto a un'altra parola chiave di Le Fonti TV che è formazione, quindi non solo informazione ma anche formazione. Queste sono proprio le pillole formative e informative nostre. Grazie per averci seguiti e al prossimo appuntamento.